eccoci, siamo a Roma, davanti alla sede del CNR, il Centro Nazionale di Ricerca. Qui dentro e negli altri istituti della ricerca italiana c'è l'eccellenza, la qualità delle competenze tecniche, scientifiche, culturali di questo paese. Fatto è che queste competenze stanno dentro queste persone qua, i precari, e sono gente, è gente che non riesce a immaginare il proprio futuro. Ed è questa la loro, il loro refrain, indignati. Vi voglio far conoscere prima, a proposito dei dati dell'Istat, una ragazza che quei dati li conosce bene perché ha contribuito con gli altri suoi colleghi a produrre quel documento. Si chiama Angelita, ha 34 anni, è sarda, è figlia di un postino. Lei non voleva che lo dicessi, ma è per spiegare, come dire, l'ascensore sociale, come funzionava un po' in quegli anni. Tu hai prodotto quel documento e sei precaria anche tu. Sì, Stefano, noi siamo 350, anzi 400 persone che lavorano in uno dei maggiori enti di ricerca italiani, che è appunto l'Istat, che in questi giorni ha diffuso i dati di questo rapporto che dipingono un paese a tinte fosche. E dobbiamo dire che noi appunto contribuiamo in maniera sostanziale alla produzione di queste statistiche che aiutano da precari che studiano la precarietà, che studiano la vulnerabilità sociale. Mi dici, rispetto alla tua esperienza personale, come ha funzionato quell'ascensore, il fatto che tuo papà ha potuto mantenere due di noi? Mio padre, grazie ad un lavoro stabile, ha avuto la possibilità di darci l'opportunità di studiare e quindi di migliorare la nostra condizione di... E a te questa possibilità è negata in radice? Senti che è negata in radice? Sì, io penso di sì, perché avendo 34 anni, non avendo ancora fatto figli, non avendo ancora comprato una casa, non avendo ancora pagato un contributo, o meglio, avendolo versato in queste gestioni separate che non si sa che fine fanno i nostri contributi, credo di non avere la possibilità di poter garantire alla generazione futura nessuna forma di sostegno sociale, di ammortizzazione sociale che le generazioni passate hanno. E rispetto a tuo padre, questo è un elemento di frustrazione nel rapporto con tuo padre? Beh, è un elemento di frustrazione, non lo so, sicuramente i miei genitori non vivono tranquilli, sanno che se io ho un problema loro sono chiamati in causa, perché il welfare di questo paese non risponde dei problemi che appunto gravano su questa generazione. Vi vorrei far presente che quando si guarda al mondo della precarietà di solito si fa riferimento, come dire, ai call center, a quelli della ricerca, agli universitari, e non si fa mai riferimento ad una figura, come dire, classica delle professioni, i medici, no? Uno pensa che il medico sia la più classica delle professioni, la più garantita. Giovanna invece sta qui per dirvi che non è così, che quando si va in un ospedale per un infarto, per un pneumotorace, per un incidente, si trova gente come voi, dal barelliere all'anestesista, come te, esatto. Che siete precari? Noi siamo precari, io sono un anestesista rianimatore e sono precaria da 4 anni e lavoro in un dipartimento di emergenza di un grosso ospedale romano, ma insieme a me in questa piazza ci sono internisti, chirurghi, radiologi, ginecologi, pediatri che sono precari da anni, alcuni hanno compiuto 50 anni e stanno al 12° rinnovo. Noi lavoriamo con dei carichi di lavoro assurdo, facciamo giorni, notti, non abbiamo feste, voglio dire, lavoriamo 24 ore su 24. Nel nostro dipartimento 60% del personale è precario. Lavoriamo con lo stesso carico di lavoro del personale a tempo indeterminato. Abbiamo i loro stessi doveri, non abbiamo alcun diritto. Non abbiamo diritto alle ferie, alla malattia, alla maternità, non abbiamo diritto alla pensione, non abbiamo diritto a nulla di quello che rende dignitoso un lavoro. Noi abbiamo studiato 12-15 anni perché tutti noi siamo orgogliosi di lavorare in dipartimenti che prevedono un'altissima professionalità. Svolgiamo il nostro lavoro dalla mattina alla sera, abbiamo studiato 15 anni, anzi, come diceva la collega prima, i nostri genitori ci hanno permesso di studiare 15 anni, noi probabilmente non lo permetteremo ai nostri figli. Pensavamo, speravamo, non tanto di avere una carriera, perché in Italia sono blindate, almeno all'ospedale, non tanto di fare carriera a livello universitario, perché sappiamo benissimo che sono più blindate di quelle ospedaliere, ma almeno di avere uno stipendio e un lavoro dignitoso. Mi spieghi, Giovanna, com'è possibile immaginare una sanità strutturata, pensata sulla precarietà di voi? Ma è una buona sanità, secondo te? È una sanità che è stremata, è preoccupata, perché noi ogni mese in teoria speriamo che il mese successivo ci rinnovino, oppure ci rinnovano di 3 mesi, di 6 mesi, di un anno. Questo che vuol dire sull'operatività del vostro lavoro?
Non vuol dire niente perché per fortuna facciamo il nostro lavoro con passione, perché sennò già ce ne saremmo andati dall'Italia. Allora... Vuol dire solo che lo perché noi purtroppo facciamo un lavoro che non ci consente di sbagliare, perché un errore è un errore che costa la vita alla persona che abbiamo sotto le mani, ma che probabilmente ci costerà a noi il fatto di dovergli ripagare di tutto quello che abbiamo fatto per tutta la vita. Per cui l'unica cosa che costa è che lavorare in un lavoro estremamente difficile emotivamente e fisicamente, avendo anche il pensiero di come arrivare a fine mese o augurarsi che il genitore o il nonno di 90 anni ci sostenga a 40 anni, noi non siamo la famosa generazione dei bamboccioni, noi siamo stati costretti a uscire di casa a 35 anni, nel frattempo abbiamo studiato. Io volevo rispondere all'intervento di prima che noi non siamo stati ad aspettare, noi lavoriamo dalla mattina alla sera, ininterrottamente. Noi lavoriamo veramente sacrificando la famiglia, i figli, tutto, perché Stefano, le famiglie devono accettare. Stefano, mi raccomando, perché non vogliamo, quindi per favore. Michele, sono qui a Madrid, a Puerta del Sol, con gli Indignados, che è da 11 giorni che occupano questa piazza. Il primo giorno a Madrid erano ben in 50.000, convocati come hai ricordato tu, grazie a internet, senza bandiere di partito, con l'appello Democrazia Real. Democrazia vera adesso, l'hanno chiamata la primavera spagnola. Effettivamente, guardando questa piazza ricorda molto quelle piazze del Nord Africa che abbiamo visto in questi mesi. In questo momento c'è in corso un'assemblea, dietro l'assemblea ci sono le tende dove i ragazzi dormono la notte e vanno avanti grazie alla solidarietà dei cittadini che li aiutano in questi giorni. Ma non sono solo giovani, ci sono tante persone di tutti i tipi, perché quello che sorprende, Michele, è che in realtà passando per le piazze limitrofe a questa centrale ci sono tantissimi assembramenti di persone di tutti i tipi, da dirigenti d'azienda a studenti che insieme discutono dei problemi del paese e di come risolverli. Sembra che immediatamente si sia risvegliato un paese. Qui con me c'è Carlos, che ha 31 anni ed è un imprenditore informatico. Carlos, abbiamo sentito, in collegamento ci sono i precari, una piazza come questa qui spagnola, precari italiani, disoccupati, studenti. Voi, tu sei un indignato. Spiega la piazza, perché sei indignato e perché siete arrivati fino a questo. Perché è impossibile, è impossibile andare avanti oggi in questo paese, è davvero impossibile avere una casa, avere un piccolo tetto sotto il quale vivere è inavvicinabile per la maggior parte della popolazione. 40 anni di mutuo bisogna avere per poter pagare una casa ed è una vergogna. Ci dicono che non ci sono case per tutti, ma la legge in Spagna, la legge costituzionale dice che tutti gli spagnoli hanno diritto ad avere una casa, ma non possiamo comprarci le case. Invece ci sono delle banche che hanno più di 600.000 case vuote, alloggi vuoti, che sfrattano più di 100.000 famiglie durante quest'anno, più di 100.000 famiglie che saranno buttate in strada, quindi è una situazione veramente mostruosa, non possiamo andare avanti, i nostri politici sono i responsabili di tutto questo, è un autentico genocidio sociale, migliaia di drammi quotidianamente avvengono nel nostro paese, non perché non ci sia denaro, ma perché i politici guardano prima le loro tasche, le tasche dei loro partiti, e dopo gli interessi dei cittadini. Questa è la base della manifestazione. I politici non ci rappresentano. I grandi poteri finanziari, le grandi compagnie, le grandi aziende con dei benefici record non ci rappresentano e ci dicono che non hanno soldi per pagare le nostre pensioni. Ma com'è possibile? Questo non è un problema solo spagnolo, è un problema europeo. Le pensioni non ci sono. Gli eurodeputati però hanno delle situazioni incredibili. Gli eurodeputati hanno votato contro, ad esempio, i viaggi in classe turistica negli aerei, ma perché? Quello è il nostro denaro che però loro usano, se lo dividono fra di loro, fra i grandi poteri finanziari, che hanno dei benefici record. Ma la nostra situazione qual è? Pensiamo alla situazione di multinazionali spagnole come Telefonica, che guadagnano tantissimi soldi ma che licenziano continuamente. Vi dicono che tutto questo è solo un'utopia, che voi siete utopici, cosa rispondi? No es,
non è su un'utopia. No, non è vero, non è un'utopia. Non può essere un'utopia. Ci sono migliaia di dati che giustificano questa situazione. Guardate su internet, guardate il movimento ATAR, composto da persone che sanno, da persone che studiano. Questa non è una situazione economica, è una situazione ideologica. Non ci generano ricchezza. Cosa fanno i grandi poteri? Rubano la nostra ricchezza, se la mettono nelle tasche. Questa economia, la nostra economia, crolla ogni giorno di più. Ci sono più ricchi forse, ma c'è meno denaro nel paese. Allora bisogna chiedersi che cosa sta succedendo, quanti nuovi poveri ci sono per i nuovi ricchi che aumentano. Questo è un problema di come viene distribuita la ricchezza. Stefano, che commento fa lì a volo, veloce? No, vi volevo far vedere una che usa le mani, è una vigile del fuoco, a dimostrazione che il precariato c'è anche fra chi usa le mani. Sì, purtroppo. Tu non puoi farti riconoscere perché hai paura di essere licenziata. Sì, perché purtroppo noi abbiamo timore che ci possano essere delle ritorsioni che si manifesterebbero sicuramente nel non richiamarci in servizio. Io mi rendo conto che è difficile per l'opinione pubblica capire che noi siamo 20.000 precari in tutta Italia, dal nord al sud. E svolgiamo un lavoro con tanta di quella passione, con tanto di quell'amore, a difesa della vita umana. E nonostante tutto c'è gente, come i miei colleghi, che fa questo lavoro da 20 anni, e sono 20 anni che è precario. 20 anni senza la certezza di poter entrare nel corpo. 20 anni senza poter avere accesso al credito, perché noi abbiamo delle buste paga che non esistono, in quanto comunque non hanno nessun valore per poter prendere un mutuo e comprare una casa. Io faccio questo lavoro da 6 anni. E ho 35 anni e vivo ancora con mia madre e vorrei realizzare dei sogni così come tutti i miei colleghi, ma non riesco a comprarmi una casa, non riesco a avere una famiglia, non riesco ad avere un figlio, perché se io dovessi rimanere incinta perderei il lavoro, verrei mandata a casa. Non c'è nessuna garanzia, noi abbiamo solo obblighi e doveri, ma non abbiamo diritti. È vero che la differenza fra voi e gli stabilizzati arriva fino al punto di non riconoscere gli incidenti sul lavoro o di riconoscerli solo in parte? Purtroppo viene, diciamo, tenuta nascosta dall'opinione pubblica quando un vigile del fuoco precario rimane vittima del lavoro. Nessuno quasi lo viene a sapere, mentre in teoria dovrebbe essere riconosciuto proprio dall'amministrazione, dallo Stato, in quanto lui ha dato la vita per il lavoro. E questa è una cosa che purtroppo è di un dolore per noi, terrificante. Mentre noi chiediamo semplicemente di avere gli stessi diritti dei permanenti. Ok. Per sentire delle parole...